Poi sarà il Presidente Savoia a dimostrare, diciamo, attraverso anche il video, quella che è stata l'attività. Questo è il primo video collegato con il colonnello. Noi pensiamo sempre ai fenomeni così più all'attenzione dell'opinione pubblica, che più ci sollecitano dal popolo, le persone, cioè la corruzione che va ad alterare il mercato di economia legale, premiando coloro i quali appunto hanno ordine come spesa. Ma come diceva il collega Battaglia, questo fenomeno della contraffazione delle merci è un fenomeno che ormai sta avvenendo e sui nostri territori costantemente si susseguono sequestri di merci contraffatte, che altera sicuramente l'economia legale e non porta bene né all'immagine dell'Italia né ancor meno all'economia dell'Italia e degli imprenditori onesti. Ciò che volevo aggiungere è la mia grande soddisfazione per questa operazione che è stata portata a termine. Diciamo che tutto è partito da un sequestro avvenuto qualche poco tempo fa di numerosi prodotti contraffatti ad opera del personale della sezione di polizia giudiziaria della Regione Guardia di Finanza, e che ha consentito di sequestrare documenti che ci hanno consentito poi di risalire la filiera giungendo fino alle ditte produttrici e consentendo poi, come vedremo, anche un periodo. È un obiettivo che la Procura di Ripeto, come ho avuto occasione di dire, ha ben tempo ben chiaro, cioè quello di cercare di arrestare questo commercio della prodotti contraffatti che vediamo costantemente nei mercati, ma come vedremo questa operazione è a un livello ancora più alto, perché siamo arrivati alla fonte e sono stati anche sequestrati strumenti di lavoro. E sono talmente soddisfatta che oggi, dopo 38 anni di carriera, dopo si fanno sempre conferenze stampa, sono qui proprio per dare il segnale di quanto io reputo importante sia il risultato conseguito, ma ancora più quello che è un'arma vincente per la nostra attività di contrasto alle attività illegali. Cioè la profonda sinergia tra la Procura della Repubblica e gli uomini che più direttamente con noi lavorano, cioè quelli che sono addetti alla sezione di polizia giudiziaria, Maresciallo Camilla, che è il coordinatore, ma gli altri marescialli che tutti lì dietro, e la Guardia di Finanza con le parti territoriali. Quanto appunto le forze che sono preposte al contrasto alla criminalità lavorano così in sinergia, i risultati che vivono sono risultati importanti. E credo e spero che questo non sia il punto di arrivo, ma anzi sicuramente proprio anche per gli esiti delle perquisizioni sarà un punto di partenza. E adesso credo che Presidente Savoia ci illustrerà meglio l'operazione. Entrando un attimino nel tecnico dell'attività che è stata posta in essere, partiamo da questi due sequestri che sono stati effettuati da parte del personale della sezione di polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza in essere presso la Procura della Repubblica di Imperia. Nella circostanza il personale ha individuato documentazione fiscale afferente agli acquisti dei prodotti che sono stati sottoposti a sequestro. Parliamo di culacce, sciarpe, di marche di brand importantissimi, Gucci, Fendi, Louis Vuitton. L'analisi della documentazione è stata condotta dal personale della sezione di polizia giudiziaria e dal personale del nucleo di polizia tributaria, nella fattispecie la sezione tutela finanza pubblica, che è addetta alle verifiche fiscali. La documentazione ci ha consentito di individuare, e vi garantisco che non è facile, perché individuare una fattura di acquisto foulard e collegare a quello che potrebbe essere il percorso perverso del foulard, ci ha consentito di individuare ulteriori quattro aziende emerse, quindi parliamo di aziende emerse, aziende che esistono, che hanno partita IVA, è stata portata a conoscenza della procura la circostanza, sono state delegate sette perquisizioni, individuati quattro soggetti. E cosa molto importante, all'esito delle perquisizioni che sono state condotte in data 6 ottobre, terminate nelle prime ore della mattina del 7, grazie all'intuito investigativo di una pattuglia che avevamo nel Comasco, sono stati individuati, oltre a pezzi contraffatti, grazie all'attività che è stata condotta in Veronese, tre telai riportanti
avanti il marchio Luci. Quindi quello che serve effettivamente all'azienda produttrice per produrre il capo contraffatto e quindi anche in memoria il disegno del marchio Luci, tutti sottoposti a sequestro. Anche in questa circostanza che cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquisito i dati del server delle aziende, degli uffici dove siamo stati, perché parliamo, signori, siamo riusciti a risalire all'ufficio e agli uffici di produzione della merce contraffatta. Quindi nella circostanza sono stati acquisiti i dati del server. I dati del server saranno analizzati dal personale nostro che è in grado di effettuare una copia forense, quindi quella che ai fini della procedura penale può essere utilizzata, per individuare i destinatari ulteriori di questi beni contraffatti. Quindi l'attività è ancora in corso. Per dare un valore numerico, il dato quantitativo economico del valore sequestrato, siamo intorno ai 50.000 euro sul mercato dei prodotti sequestrati. E cosa ultima, così cercheremo di individuare anche i consumatori finali, perché la normativa che mutava nel 2009 ci facoltizza nei confronti dei consumatori finali di irrogare una sanzione amministrativa per quelli che sono fashion victim, però di prodotti che evidentemente non possono essere messi nell'economia legale, perché comunque, come ha detto il signor Colonnello, la contraffazione crea un aumento microeconomia, macroeconomia, e quindi noi siamo sempre